Avevo un'azienda sana, bella, produttiva. Sapete che ho vissuto degli eventi catastrofici eccezionali, però mi sono sempre ritirato su. Mi sono tirato su dopo l'incendio, mi sono tirato su dopo la prima mareggiata. Poi è arrivata la seconda mareggiata ed è sbucata fuori questa famigerata direttiva Bolkestein. Però in realtà, strada facendo, abbiamo capito e scoperto tutti quanti che l'amministrazione locale aveva tranquillamente lo strumento per bypassare, superare la Bolkestein, perché io ero vittima appunto di una calamità naturale. E questo strumento cosa gli permetteva di fare? Semplicemente una cosa, di darmi un prolungamento della concessione o addirittura una concessione ex novo, cioè con lo stesso titolo certo, un contratto che mi permettesse di andare a tornare nella mia banca col mio business plan e ottenere i finanziamenti che ho sempre ottenuto nella storia della mia vita. Non si dovrebbe salire su una gru per dire tutto Ma questo. allora che strumenti abbiamo noi cittadini per poterci difendere? È stato aperto un procedimento giudiziario nei confronti del comune, ma chissà se io lo vedrò la fine di quel processo. Quali sono le ragioni che potrebbero spingerla a interrompere questa lunghissima protesta su questa gru? L'unica cosa che potrebbe farmi desistere da continuare questa manifestazione così estrema è serietà e concretezza, si chiama così, serietà e concretezza, nero su bianco, fatti concreti, non più chiacchiere.